Inaugurata a Sava, nel Tarantino, la Casa del Gusto, contenitore dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio. Al taglio del nastro il sindaco Dario Iaia e il presidente del GAL, Terre del Primitivo, Ernesto Soloperto. Proponiamo di insegnare con questa struttura che è stata attrezzata con macchinari all'avanguardia l'arte bianca, quindi la panificazione, la pasta, ma noi abbiamo le friselle, abbiamo tutta una tradizione culinaria molto importante basata sul grano. Corsi di cucina per sommelier, visite alle scoperte delle cantine, ma anche convegni e cineforum, tutti rigorosamente legati al tema dell'alimentazione. Tutto questo e molto altro nel calendario di eventi all'interno della Casa del Gusto in Piazza Risorgimento. L'edificio è stato al centro di numerosi lavori ed è stato riconsegnato ufficialmente alle comunità venerdì scorso. Una cucina attrezzata, una sala degustazione e l'orto sociale permetteranno di entrare a contatto con la tradizione, i prodotti tipici e le tante materie prime che il territorio offre. I primi corsi in partenza, quelli per pizzaioli che si terranno tutti i lunedì dalle 9 alle 13 a cura dell'Associazione Pizzaioli Professionisti, inizieranno il prossimo 14 dicembre. E poi da febbraio impasti innovativi a base di vincotto, aloe vera, curcuma, carbone vegetale, grano arso, zucche e germe di grano. Specialità che il pubblico ha già potuto assaporare grazie all'eccezionale presenza di Luigi Stamerra, presidente dell'Associazione Pizzaioli Professionisti. Siamo in Puglia, insomma, abbiamo riportato in auge proprio appunto il grano arso nelle nostre pizzerie. Poi faremo assaggiare una novità assoluta che è quella della pizza alla curcuma, un impasto giallo molto molto gradevole, una spezia. E poi abbiamo il vincotto che è tipico salentino, quindi un impasto più marroncino. Oltre a farine meno raffinate, le multicereali, abbiamo anche del farro integrale. E sono 12-13 tipi di impasti che faremo degustare stasera.